Una domanda tecnica da parte di Silvia da Cremona ed è questa: la quantità di acqua in una massa può influire in qualche modo sui tempi di cottura? Cioè, possono allungarsi, accorciarsi? Secondo te, quale sarebbe la risposta? Allora, quando io ho un impasto d'alta idratazione, normalmente il primo effetto, che è quello poi che si vede subito, è l'alveolatura interna del prodotto. Cioè io quando faccio una pasta molle, una pasta dura, mi cambia radicalmente l'interno, la struttura del mio panino. Ok? Quindi vuol dire, una pasta dura, io ho un interno, un'alveolatura molto fine e fitta. Se io faccio una pasta molle, ho un'alveolatura come quella della ciabatta. Quindi con i buchi che si allargano e si vuotano, ok? Non mi cambia molto il tempo di cottura, cioè l'idratazione più alta non è che mi fa cambiare il tempo di cottura, è la pezzatura che mi fa cambiare tanto la temperatura di cottura e Ah, il tempo, ok? quindi, Quindi come non abbiamo varia, anche trattato precedentemente, la dimensione. cioè, se Esatto. la signora fa in casa delle ciabattine, quindi una pasta molle al 70-75% di idratazione, è chiaro che se vi mette un pezzo di pasta da mezzo chilo è differente che se vi mette dei piccoli paninetti da 50 grammi. Ok? Quindi per quello che ci dicevamo prima, pezzatura piccola, temperatura più alta e tempo inferiore di cottura, pezzatura più grande, temperatura più bassa e tempo maggiore di cottura. Ok? Perfetto,